Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Outrider. Finalmente facciamo la caccia grossa e vediamo se trovate se la facciamo. Che ultima volta ho fatto una brutta fine, mi l'ho tagliata perché era un'ora e passa di porchi tirati. Allora, vediamo un po'. Ah, devo prima abilitare il trigger. Uccidi, adesso uccido tutti, non vi preoccupate. Vi uccido tutti. Vai! Benissimo. Sì, adesso è un po' meglio. Nonostante il livello sia più alto. Allora, facciamo così, che non si sa mai. Aspettiamo un attimo. Perfetto. Dolore. Vai, opla! Perfetto. Perfettico. Andata. E adesso. Ma cazzo, non te l'ho mica visto te. Che sono tanti. Però con quest'arma vedo che riusciamo abbastanza bene. E quindi da mi piace. Ok. Chi c'è? Ed ecco il boss. Che è veramente tossico sto boss. Vai. Dove sei? Vedete quanto cazzo è forte? Cioè è troppo forte, una roba esagerata. Ok. Dai! Sta caricando. Non c'è problema. Ok, ucciso, però devo anche sopravvivere. Però casino. Chi è rimasto? Oh, ce l'ho fatta. Quanta bella. Oh, vieni qua. Ma questo è ancora. Per me si è buggato. Non è possibile che duri così tanto il come si chiama? Il tossico. Troppo sta durando. Di solito dura pochi secondi. Che cavoli. Vabbè, amen. Ok, fatto. Vediamo tutto quello che riusciamo a prendere e ci ritorniamo a casa. Beh, è stato veloce, dai. Considerando che ci avevo messo più di un'ora e mezza l'altra volta e non ce l'ho riuscito. Eccoci qua. Adesso inizia a fare i balletti. Perfettico. Bravissima. Vediamo se c'è qualcos'altro. Non c'è niente. Possiamo andare tranquillamente a casa. Ah, c'è qualcosa qui. Vai. Vai, vai. Perfetto. Ottico. Vediamo un po'. Vai. E adesso è un'altra storia. Dove devo consegnarla? Ah, è finita lì? No, qui. Porta il trofeo. Ah, devo andare a cosa? Ok, allora andiamo qua. Devo andare alla locanda a consegnare il trofeo, ovviamente. Vediamo un pochino. Si va per il tipo che guida. Dove sei? Tipo che guida. No, non mi dica che è sparito di nuovo. Oddio. Adesso lo trovo, Non è la prima volta che mi tocca uscire e entrare perché lui è sparito. Allora, ok, non lo trovo. Ci vediamo fra poco. Ed eccolo qui riapparso, finalmente possiamo andarcene e vediamo di tornare a... è ora di andare. Raggiungiamolo? Ah, possiamo raggiungere la foresta. No, facciamo l'ora di andare perché devo... L'ho fatto, vero? Sì. Devo consegnare questa, assolutamente questa, così almeno ci dà una roba epica. E dopo proviamo ad andare alla foresta, cominciamo le dita, vediamo come va. Sto arrivando alla locanda, adesso c'è quello del vomito un'altra volta, tanto è sempre lì. Ok. Vai. Male passa le muore. Brutto segno non sapere dove portare. Dì del vomito. Occhio, non calpestare il vomito. Sì.
mi sembra più che giusto, no? Eccolo qui. Ma era lui? No, lui ci dà una missione. Ah, era quello del bar, era. Eccolo qui, lui. Ma che cazzo fa questo steso lì? Eccolo qui. Si chiama? Sì, ok. Ho un trofeo per te. Fauci. Oddio. Multitasking, ho fatto un achievement. Oh, salve. Vedete che ho fatto bene a non comprarlo? Onda risonante attivando quando gli rimuovi gli effetti del brutto. Sto cosa. Frammentazione del raggio. Oh, beh, interessante anche quello. 1000. Io ho 960-980 di piedi, quindi non è che c'è tanta differenza. Di mani 980, che questo è poco. L'unica è questa, dai, facciamo questa, Massimo. La disincanto. Andrà benissimo. Oh, direi che è abbastanza grossa. Si nota parecchio. Cioè, come l'ha portata fino a qui? Cioè, non è che gli la porti sotto il braccio, eh? Cavoli. Niente, andiamo. Sai dove trovarmi? Eh certo che lo so, ho mai imparato. Basta seguire il vomito e allora siamo a posto. Senti, allora, non c'è problema. Se hai paura e non vuoi affrontare un avversario del genere, lo capisco. Sì, interessantissimo, una cosa fuori di testa. Ok, questa qui, adesso dovrebbe esserci il corpo delle Fauci, benissimo. Possiamo andare, allora andiamo a fare la... Il gran maresciallo ci fa pattugliare l'intero. Sì, raggiungiamo la cava. Se riesco qui a guardare abbastanza lungo. Così almeno siamo a posto, lo... Dai, facciamo così, va. Così almeno. Dobbiamo fare ancora quella del libro, ma... Devo riprendere il blindato. Perché qua, sì, oh, vedete, qui le abbiamo fatte tutte, le abbiamo fatte tutte. Tutte. Qui non c'è proprio un cazzo. Zona del relitto. C'è proprio un cazzo, perché mi sa che qui non ci siamo proprio andati. Andiamo un po', voglio vedere, scusate, perché non me lo ricordo mica io. Già. Nella foresta siamo. Esatto. Fatemi vedere. E non c'è un cazzo che mi sia sbagliato. Campo. È tutto aperto. E non c'è neanche una quest. Boh, mi sembra così strano. Vabbè, scusate, ho fatto un altro fail. Allora, andiamo. Di prendere, niente, ritorniamo là che era qua e facciamo, diciamogli andiamo là perché devo fare qua, insomma, avete capito, una cosa così. Ok, vai, carica e adesso possiamo parlargli, ovviamente a 10 km di distanza. Dov'è qui? Adesso dovrei darci quel diacolo nuovo. Raggiungiamo la foresta, perfetto. Così facciamo la principale. Ok, abbiamo un solo tentativo. Non vi mentirò. Probabilmente chiunque mi segua oggi finirà per morire. E poi saremo tutti a casa per Natale. Com'è che mi caccio sempre in queste situazioni? Però... Ok, la foresta non tanto fitta sembrerebbe. Ti trovi ancora una volta nella foresta. Stavolta intenzione di attraversarla. Vabbè, una cima che non sono riuscito assolutamente a leggere. Questi scattoni qua, cos'è? Oh cazzo. Giacomo, occhio! Oh, porca vacca!
Cioè, ma ci siamo sfragranati completamente. C'è rimasto più un cazzo. E chi le mette a posto sto coso adesso? Ripariamo il depuratore. E a che serve, eh? Il blindato è fottuto. Ci pensiamo dopo, ora sigilla la porta. Non uscite fuori. Aspettatevi. Porca vacca, come lo butto giù con la parolaccia? C'è con un tremors quello. Ah, è che ho molta scelta, eh. Però questa ce l'ho di scelta, adesso le prendo perché non mi ricordo se le avevo già prese, ok. Non ho molta scelta. Vai. Entriamo e vediamo che succede. Ok. Salve, com'è bello lei, sa. Che cazzo, pizzano. Posso cazzo. Che tempismo eccezionale. Porca vacca. Vediamo cosa fa. Continua a essere sempre fisso. Vediamo se va in fase. Ah, non sono riuscito a schivare. Non ha più energia, quindi è in fase. Ok. Meno male, dai. Infatti immaginavo avesse una fase. Miseria. Meno male. Che cazzo devo fare? Opla. Una caduta da panico, insomma. Ok. Siamo forse nella pacca. Io vado a puro naso, perché insomma. Ok, questo ci sta bagattando ovviamente. Non è che c'è la torretta che intanto ci fa rigenerare un po'. Vai, vai, vai. Non ci fosse stata per la torretta, non ce l'avevo mai fatta. Vai. Ok. Questo non devo tirarlo magari. La torretta ci sta aiutando parecchio. Dove ce l'ha fatta? Ok. Questo voglio dire come lo prendi come trofeo. Madonna, miseria, quante robe mi stai sputando. Titano. Oh, interessante. Vai a prendere il trofeo, adesso portalo quello là. Cioè, insomma. Vediamo un pochettino. Allora, cosa abbiamo? Questa qua, che era da 1200. Vediamo cosa ha questa prima di tutto. Tageda, altro corazzo, aumenta la danina. Questo non è malo, eh. Aumenta i danni inflitti dei nemici colpiti da emorragia. No, io adesso queste qui le tolgo. Così gli prendo il titano. E siamo a posto. Questo è un bel blu. Cioè viola. Questo ha più o meno lo stesso. Aumenta i danni inflitti da gelo, colpiti da gelo dal 15%, che non è malo. Quando la tua salute scende sotto il 30% infliggi ustione, ma non mi serve, però mi serve la moto, grazie, e basta, non c'è nient'altro. Vediamo qua quante belle cosce che ci ha dato. Fucile a pompa 3008, fucile d'assalto var standard 3080. Ovviamente il nostro fa di più perché adesso è 27, ma fa di più. Quindi se noi facciamo così, vediamo la differenza. Ho più preciso, meno stabile ma di pochissimo, e a meno portata. Però è più preciso, la precisione, quando siamo lì concitata, in fase concitata, non è che ci guarda tanto, sti cazzo di cose ci sono sempre. Eccoci qua. E niente, diciamo che siamo andati abbastanza bene. Per il resto, questa è quella vecchia, questo cos'è? Mi ha preso un epic, non ci credo.
Oh. Peccato che un fucile a pompa. Ah, non ci faccio proprio un cazzo con il fucile a pompa, quindi vorrei 5, mi dispiace tanto. Cosa ci ha dato? Solo 2? Ma c'è proprio un... vabbè, pazienza. Tanto non ci facevo veramente niente con il fucile a pompa, non mi serve a nulla. Ok. Via così. Vai. Ovviamente abbiamo preso un leggendario, quasi non ci credo. Dov'è sta roba qui? Torna alla quella, no, al passaggio. Ma qua cos'è? Non posso fare niente? No, è proprio là che devo andare. Ok, scusatemi, ho lavorato. Ok, andiamo pure. Vai. Missione caos completata. Cioè, abbiamo preso un leggendario, che non è servito un cazzo. Così non può. È quello che dicono le tue cazzo di visioni. Perché a me non sembra proprio che usciremo di qui e... Cosa? No, va bene. Succederà qualcosa. E voi chi siete? Tattico. Ehi, dove ci portate? Chi cazzo siete voi? Il dottor Scarlock risponderà a tutte le vostre domande. Troppo tardi. Non arriveremo a nessun dottore. Arrenditi o i tuoi amici moriranno. E tu morirai con loro. Non li sto minacciando, idiota. Sto cercando di salvarli. Ma io avevo capito il nostro colore, uno. Cazzo, ma cosa... Cosa contiene esattamente? Vi prego, state tranquilli. Mi chiamo Nathan Scarlock, xenobiologo. Dottor Abram Zaidi, puoi spiegarci come... Zaidi? Oh, wow, che onore inaspettato. Seguivo il lavoro di tuo padre, finché è stato possibile. Non ho molto di cui vantarmi, ma come vedete ho fatto una scoperta che si è rivelata utile. Dici solo come funziona. Sì, certamente. Scusatemi. Il fungo non era così. Il suo DNA è stato alterato. La mia formula l'ho rivolta contro se stesso. Qui tutti quelli che hanno il coraggio di raggiungerci possono vivere in pace. Va fatta un'iniezione al giorno. Ah, però. Nessuno si allontana dal campo senza di esso. Teniamo una cerimonia al mese. Una è stasera, ma niente mutazioni, temo. Spero che il resto del convoglio vorrà partecipare. Non pensiamo di restare a lungo. Oh, oltre qui c'è solo morte. Beh, finché non ripariamo il blindato siamo fermi. Bene. Grazie. Bene. Io vorrei farvi notare una cosa. Io ho il 20% di probabilità che mi esca un fucile da cecchino e un 20% di probabilità che mi esca un fucile d'assalto e mi è uscito un fucile a pompa. Voglio dire solo quello. Jacob. Guarda cosa ho trovato nella foresta. Era di Cuthbert. Siamo già stati qui. Beh, cazzo. Aveva un'aria familiare. Pensavo fosse la droga di Scarlock. Ma a meno che tu non abbia una pompa in mezzo alle chiappe. Vabbè. Non andremo lontano. Abbiamo già lasciato quel blindato durante la prima tempesta. Posso trovarlo? Vuoi trovarlo? Sono passati 30 anni. Non per me. Ecco, come ricordi sicuramente no. Però insomma. Ma basta queste cose. Quando è che finiranno ste merdate di sti cosi? Mi sopporto proprio. Allora. Ok, questo è il xenobiologo. Nuova missione. Guardiamo un po' la mappa. Qui dovrebbe esserci l'eredità degli Outrider. Posso provare a farla. Perfetto. Perché ci sono. Ok, meno male, dai. Proviamo a vedere. Andiamo a vedere un po'. Meno la finisco sta missione. Poi ci salutiamo, eh. Non reggerai.
Hai visto mia moglie? Era di guardia al cancello. No, esattamente no, non l'ho vista. Vediamo un po'. Chi scommetterà contro? Forse Acosta o Mercer sono qui. Se voglio risolvere il mistero del bunker degli Outrider, dovrò chiedere in giro. C'era questa, l'ho vista. Allora. Vuoi qualcosa? La merce no, perché non c'ho i soldi. Allora. Che bella giacca. Sei un Outrider. Vi credevo tutti morti. Non ancora. Da chi l'hai rubata? Questo vecchiume me l'ha dato mia madre. Suo padre era un Outrider. Oh, cavolo. Chi era? Si chiamava Jack Tanner. Sai chi è? Era un bravo uomo. Era il mio capitano. L'ho visto morire cercando di salvarci mentre atterravamo su questa maledetta roccia. È un onore conoscerti. Già, beh, si starà rivoltando nella tomba, visto quello che sono. Compri qualcosa o no? Tuo padre, Sergio Acosta, che gli è successo? Lo conosci? Solo di vista. Beh, è riuscito a sopravvivere alla giungla, ma stupidamente ci è tornato. E l'ha fatto solo per colpa mia. Che è successo? Ascolta, i miei erano molto possessivi. Ho passato tutta la vita in un cazzo di bunker. Ci stiamo sacrificando per proteggere l'umanità, dicevano. Ma sai una cosa? Non mi hanno mai detto che cazzo stessimo proteggendo. Un giorno ho detto basta e sono andato. Ma mio padre non voleva mollarmi. Ha cercato di seguirmi, di trovarmi. Per salvarmi. Una perdita di tempo. Sembra proprio una mossa da Outrider. Qualche tempo fa, un esploratore ha trovato i resti della sua spedizione nella giungla. Ma non ho il coraggio di andarci. Senti, se dovessi incrociarli, mi porteresti qualcosa di suo? Portava sempre con sé la foto di mia madre. Cercherò tuo padre. Ok, e lui c'ha ancora. Ehi, tu, matricola, vieni qui. Fa sempre comodo qualche bel gingiro. Vuoi qualcosa? Ok. C'è un coltello sul calendario. Come mai, eh? Per via della sfiga. Sono nei guai. Un bastardo a cui devo dei soldi. Devo pagarlo, altrimenti giocherò con lui. Giocherai a cosa? Se vinco, mi annulla il debito. Se perdo, bang. Ma quello non è mai stato battuto. Che cazzo posso fare? Sono morto comunque. Senti, non puoi parlarci tu. Giocherò al posto tuo. Perfetto. Ehi, Outrider, giusto per essere chiari. Se non parli con quel giocatore d'azzardo... Ora so dove trovare Sergio Acosta. Probabilmente adesso ha con sé la chiave del bunker. Volevo prendere l'ultima quest. Che cazzo di qua, eh? Fatemi vedere, più o meno... Dovrebbe essere qui. Esatto. Sì. Sto pensando, perché se devo farlo meno. Perché volevo prendere, poi ci sono Tavamo, insomma, sì, dai. Almeno le prendiamo tutte. È una scelta. Abbiamo una scelta da fare, insomma. Cosa fa? A parte che devo tornare in quello vecchio di luogo, perché devo fare ancora quello del libro delle reliquie. Allora, vediamo un po' se riesco a andarci. Ricordi le canzoni che suonavo?
Sì. A un certo punto parlerà? No, non le ricorda. Ok, dovremmo esserci, eh. Io ho sbloccato. Ah, ciao. Il tipo. Partita truccata. Che adesso non mi interessa. Oddio, chi c'è qua? Oh, cazzarola. Niente, dai, ci facciamo che lo faccia al prossimo episodio, perché sennò veramente non riesco a arrivare a prendere quella quest altrimenti. Quindi ragazzi, ci salutiamo qua, questo video è tutto. Video come al solito, lasciate un like, un commento se vi piace la serie, di farmi sapere cosa pensate. E adesso vi do un saluto a Shiva. Ciao ciao!